era mai visti. Siccome non si può riconoscerlo, è molto più raro che fa un volaggio. Giusto, accettato. E tu? Un bello volaggio d'argento. E tu cosa metti? Il mio bocchino da fumo. Tu piuttosto che dici agli altri, cosa ci metto? Io guardo cosa ci metto. La lettera della tua ragazza. E lui che se ne fa? Che significa? Significa che non la cederei a nessuno, neppure per 150 milioni. Invece a lui gliela regalo. Perché lui è brutto e forse di lettere così non ne ha mai ricevute. Attenti, sta arrivando. Presto ragazzi, tutti a letto, fate finta di niente. Non si è accorto di niente. Attenti! Vedo la sua mano fuori dalla tenda che cerca le scarpe. Le ha prese! La tenda si è richiusa. Non si vede più niente. Speriamo che almeno non si arrabbi. Ci mancherebbe anche questa. E se fosse stato il direttore a mettersi i regali nelle scarpe? Sì, figurati. Il direttore con quel muso di gatto seriano. Attenti! La tenda si muove! Sta uscendo fuori! A chi devo dir grazie? A Babbo Natale. Qui in dormitorio non ci viene spesso, ma quando lo fanno fa per tutti. Sì. Professore, professor Blanchard, è desiderato in direzione. È arrivato il signor ispettore e vuole vederlo a te. Grazie, potete andare. Questa, purtroppo, è un'altra faccenda. Così, il problema della promozione all'insegnamento della seconda classe è risolto. Ecco qui, il dado è tratto. Signor Ispettore, non vorrei che quello che vi ho raccontato avesse influito sulla vostra decisione. Se vi ho parlato di questa sua iniziativa un po' fuori delle regole, non era certo per danneggiare il professor Blanchard. Giocare a Babbo Natale in dormitorio è qualche cosa di più che andar fuori dalle regole. Ma sì, lo so, sono d'accordo. Non avrei mai potuto immaginare che questa sua, chiamiamola così, fantasia potesse danneggiare la sua carriera. Danneggiare, avete detto? Sì, pensavo alla sua pensione. Se non passa all'insegnamento della seconda classe, andrà in pensione con il minimo, no? Lo so benissimo. Sono stato io ieri sera che per primo ho accennato alla cosa, mi pare, no? Avanti. Ah, bravo. Bighello, questa lettera va impostata subito. Sì, signor ispettore. Ah, ha detto il professor Blanchard che viene subito. Grazie. Eccoci, il dado è tratto. Mi dispiace. Mi dispiace perché in parte la colpa è anche mia. Ovviamente. E soprattutto attraverso voi che io ho conosciuto Blanchard. Sbagliavo. Quando ve ne ho parlato ieri, sbagliavo. Si trattava forse soltanto di una forma di antipatia personale. Davvero? Ma sì, e questa antipatia era dovuta, ma era nata, diremo, forse per un mio peccato di vanità. Quando lui mi incontrava per la strada e non mi salutava. Sono stato veramente meschino ora che ci penso. Andiamo lì adesso, non esagerate. Il servizio per oggi è già stato ristabilito? Sì, il professor Ponti è arrivato insieme a me. Ah. Andavo un momento a rinfrescarsi e poi sostituivo subito Blanchard. Bene, e voi? Cosa fate voi oggi? Oh, niente di eccezionale. Mia moglie e le mie due figlie sono andate da mio suocero a Marenz. Mio suocero coltiva le ostriche. Ah, quasi un collega allora. Allevare le ostriche è quasi come insegnare ai ragazzi.
Allora, se non avete niente di meglio da fare, io proporrei di andare insieme a far colazione in qualche trattoria sul mare come due studenti. Oh, con molto piacere, sì, signor ispettore. Avanti. Buongiorno, signori. Buongiorno. Prego. Signor Blanchard, ho saputo del vostro gesto spontaneo nel rimpiazzare un collega per il turno di questa notte in dormitorio. Vi ringrazio. Oh, tutto normale, signor ispettore. Sì, ma sono accadute altre cose meno normali questa notte. Io ho saputo poco fa della vostra, chiamiamola così, recita di beneficenza nella quale avete interpretato la parte di Babbo Natale. Insomma, dopo tutto non è poi una colpa, signor ispettore. Direttore, avrete diritto di parola quando io ve la concederò. Signor Blanchard, io tengo a sottolineare con tutta l'autorità che comporta il mio grado la gravità, anzi meglio, l'enormità del vostro gesto, del vostro comportamento. Un comportamento che supera i confini dell'imprudenza. Effettivamente, signor ispettore, avete regalato delle stupidaggini niente meno che al figlio di un re. Il padre di quel ragazzo, se lo volesse, potrebbe comperargli 2-3 navi da crociera fornite di piscine, di biliardi. Voi che cosa gli avete regalato voi? Un astuccio di matite colorate e un sacchettino di riso. Vi rendete conto della inconsideratezza del vostro gesto? Me ne rendo conto, signor ispettore, sì. Io invece no. Beati voi due che capite. Mi scusi, signor ispettore, ma vorrei capire qualche cosa anch'io. E il padre di quel ragazzo può comprare navi da crociera? Mi sembra che poteva fare lo sforzo di comprare un francobollo, appiccicarlo su di una lettera e scrivere a suo figlio con quella tipica calligrafia di quei poti che sembra una sfilza di cacatine di mosca. Non sarebbe certo morto per lo sforzo, credo. Dottore, io semplicemente trasecolo. Voi sapete benissimo quante raccomandazioni abbiamo ricevuto per trattare con la massima considerazione il figlio di sua maestà. Sua eccellenza il prefetto chiede sue notizie ogni settimana. Ora, se viene a sapere dell'iniziativa qua del signor Blanchard, cosa dirà sua maestà? Si tratta pur sempre di un re amico della Francia. Un re amico della Francia che riceve dallo Stato non so quanti milioni all'anno. Anche se avvenisse una rottura diplomatica, ci si farebbe forse un guadagno. Comunque lo farebbero i nostri contribuenti, me compreso. Direttore. Mi scusi, signor direttore. Non parlo più. Avete fatto regali a tutti i ragazzi? Sì, signor ispettore, a tutti. Siete miliardario? Non sono miliardario e neanche milionario. E neppure miliario, credete. Allora è con i vostri risparmi che avete comperato i regali, perché gli alunni sono sempre stati gentili con voi? Oh no, questo poi no. E allora perché? Forse vuol loro bene. Direttore, ma se da ieri non avete fatto altro che dirmi che i ragazzi lo considerano un tiranno crudele. Ed è vero, i ragazzi mi credono cattivo. Dicono che sono manesco e non ho mai toccato un capello a nessuno. Dicono che punisco continuamente e a caso. Eppure, in 24 anni di servizio, giuro che mai, dico mai, ho inflitto una punizione. Sì, è vero, dico, giovanotto, so io come cucinarvi, oppure siete delle meravigliose teste di legno, mi servirete magnificamente per fare una bella fiammata nel mio caminetto, ma non li ho mai puniti. Non ho mai privato un mio alunno di un solo istante della sua così preziosa libertà. Se lo avessi fatto anche una sola volta nella mia vita di insegnante, non potrei più dormire la notte. E allora perché hanno tanta paura di voi? Perché io ho paura di loro. Allora faccio una voce grossa. Lo riconosco. A volte
esagero a fare la voce grossa perché ho paura di essere sommerso, inghiottito dalla loro incomprensione. Così appena uno si muove, faccio subito lo sguardo della belva feroce. Ma mi ci do poco a farlo. Ma mi credono cattivo, crudele, tirannico. Ma non mi conoscono. Se si muovessero ancora, sarei io il primo a scappare. È possibile. I ragazzi non si accorgono quasi mai della bontà. Ieri sera sulla mia sedia in cattedra avevano messo un arnese appuntito che nel loro gergo si chiama siluro. Ebbene, l'effetto è riuscito in pieno. Davvero? Ma non lo sanno. Non è laggiù che buca. Fa male molto più su, nel profondo del cuore. Ma sono bambini e non lo sanno. Signor Ispettore, quella lettera, non vorreste spedirne un'altra che annullasse la prima? Considerate la vostra proposta assolutamente inutile. Era a proposito della mia promozione? Già, proprio. Passare all'insegnamento della seconda, passare di ruolo, ricevere il massimo della pensione. Ma non me ne importa nulla, signor ispettore, perché io stamani nelle mie scarpe ho trovato qualche cosa di più. 3 palline di vetro colorato, un orologio senza lancette, un sacchetto di caramelle un po' succhiate, una medaglia di San Cristoforo e una promessa di nomina primo ministro di sua futura maestà Chin Chang. Un altro scherzo di Babbo Natale? No, molto di più. Babbo Natale è vecchio, con una grande barba bianca, è brutto quasi quanto me. Ma quelli che hanno riempito le mie tasche stamani sono i bambini di Natale. Guardate com'è bello questo francobollo, guardate. Fate collezione? No, non me ne intendo. Poi è talmente scolorito, non si conosce nemmeno più di che paese è. Ma il suo valore non ha prezzo. Me lo ha regalato Villepont. Credevano che non li sentissi, ma da dietro la porta li ho ascoltati. Diceva Villepont: è rarissimo, ed è vero, è molto raro. Un vecchio francobollo sbocconcellato e scolorito, offerto come un tesoro da un bambino, vale molto di più di qualsiasi promozione, signor ispettore. Che forti. Questo non è un paragone da fare. Al momento che la questione della promozione ormai non ha più alcuna importanza. Ma lo dite voi, signor ispettore. L'anno prossimo avrà già superato il limite consentito. L'anno prossimo il signor Blanchard non avrà di questi problemi, non ne avrà mai più. Ma vorreste dire che... Dico che l'anno prossimo non avrà problemi di questo genere, il signor Blanchard, perché già da un anno sarà di ruolo. Se la lettera che orora è partita designava il suo nome come prescelto, ho creduto bene anche aggiungere in calce una proposta perché gli sia concessa la croce di cavaliere della Legion d'Onore. Ah, questa poi! Ma avreste anche potuto dirmelo prima, mi avete preso in giro. Congratulazioni, Blanchard. Signor ispettore... Che ne direste di venire a colazione con noi? Oh, signor ispettore, io non ho parole, mi trovo... Bene... Non dite niente, non esprimete niente, è molto più semplice. Allora vogliamo andare? Vado a prendere il capo. Bene, signor Merluzzo. Oh, non mi chiameranno più così. Adesso, no? Sentiti, hanno deciso d'ora innanzi di chiamarmi semplicemente signor Blanchard. Ah, sì? Beh, allora vuol dire che d'ora in avanti saremo noi che vi chiameremo così. Prego? No, prego. No. Passate prima voi, caro Merluzzo, fateci strada.